Il progetto nazionale APENET sul monitoraggio e lo studio dello spopolamento e la moria delle api proseguirà per il 2011 sotto il nome di BINET. Questa è la novità introdotta nel seminario divulgativo dell'Arsia svoltosi a Potenza alla presenza delle organizzazioni degli apicoltori Una Api e Con Api e di diversi operatori lucani. In Basilicata il progetto APENET è stato seguito dall'Arsia attraverso un nodo di 5 alveari in altrettante zone della regione in cui sono stati effettuati prelievi di api, polline e cere. I risultati del 2009 evidenziano solo la presenza di virosi di nosema, ma non di residui di fitofarmaci, contrariamente ad altre regioni italiane, come ha illustrato il ricercatore Claudio Porrini dell'Università di Bologna. A livello nazionale, diciamo che i risultati di questi due anni di sperimentazione 2009-2010 sono appunto la messa a fuoco di alcune situazioni, come la presenza di alcune malattie come il nosema un po' in tutte le regioni, numerosi virus che sono presenti nei campioni di api, anche quelli a diverse combinazioni con diverse combinazioni anche quelli di diverse regioni e poi residui di antiparassitari che abbiamo trovato sia nelle api che nella cera. E questo ha messo in risalto alcuni aspetti particolari come il fatto che spesso e volentieri, a parte casi eclatanti come mortalità da avvelenamento o appunto da malattie, la maggior parte dei problemi delle api si hanno quando c'è un accumulo di cause, un accumulo di cause. Questo diciamo è distribuito un po' su tutto il territorio nazionale. Ci sono delle zone dove invece la causa è unica perché appunto facendo l'esempio degli antiparassitari c'è un trattamento fatto male, magari in fioritura, oppure la questione delle polveri che fuoriescono dalle macchine seminatrici durante la semina del mais.